Francesco Totti e Ilary Blasi formano una delle coppie più chiacchierate dello show business italiano. Come dimenticare il grande e pomposo matrimonio che misero in piedi nel 2005? Roba che Fedez e Chiara Ferragni, in confronto, possono considerarsi dilettanti. Eppure quei giorni prematrimoniali furono alquanto turbolenti all'interno di casa Totti. Colpa di un presunto tradimento del pupone con Flavia Dento, una storia diventata celebre ma tornata in auge nelle ultime ore grazie alla pubblicazione della biografia del dirigente della Roma dal titolo Un capitano. Alcuni passaggi sono stati trattati durante la puntata odierna di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. Totti, ritiratosi dai campi di calcio da ormai un anno, ha imparato a indossare i panni del dirigente, un ruolo che mi sta dando delle soddisfazioni e facendo scoprire l'affetto della gente avversaria che mai avrei immaginato. Ma nello studio di Silvia Toffanin si toccano tanti argomenti. Prima di parlare del caso Flavia Dento, infatti, Francesco Totti scherza su e spiega che Gerry Scotti, presentatore di Passaparola, programma che fece conoscere al pupone la sua attuale moglie, è sempre stato nel suo destino. Da piccolo, come rivela lui nel salotto di Verissimo, si fingeva proprio Gerry Scotti quando suonava ai campanelli dei vicini prima di scappare via con gli amici. Intanto, però, proprio grazie a Passaparola ha conosciuto la bella Ilary Blasi, questa me la sposo, ha rivelato al cugino Angelo. Ma dicevamo, un'apertura della presunta scappatella con Flavia Dento. Un gossip che impazzò nel 2005 e che mise a serio rischio la stabilità sentimentale tra Francesco e Ilary. Ma come andò veramente? L'ex capitano della Roma spiega, conosco l'avvento una sera in cui Ilary non c'è, a un evento sulla Tuscolana, per pubblicizzare un nuovo modello di condizionatori vengono invitati alla festa calciatori e showgirl, il solito mix delle serate romane. Lei mi viene presentata, è una ragazza carina, parliamo qualche minuto e poi, come succede in queste situazioni piene di gente, ci separiamo perché sia lei sia io abbiamo incrociato nuove persone da salutare, e per quella sera non ci vediamo più. La settimana successiva sono con gli amici al Prado, ristorante di Trastevere, quando Giancarlo e Angelo mi segnalano che a un altro tavolo c'è una ragazza che sta cercando di attirare la mia attenzione. È l'avvento. Saluti e sorrisi da una parte all'altra della sala, voglio dire senza alzarsi per venirsi incontro, poi ciascuno si dedica alla propria compagnia. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.